Panchine come porte scorrevoli. In mezzo Giuseppe Papadopoulo, che a fine gennaio aveva un biglietto aereo pronto per Lecce e invece ha scelto Palermo, accettando una sfida diversa ma non meno impegnativa. Il Via del Mare è la più classica delle ultime spiagge per i salentini, che non vincono da 12 partite e che vedono i fantasmi dopo appena 40 secondi, quando Biava fa centro in acrobazia. Brivido, lungo un attimo, il tempo necessario al signor Banti per elaborare un enigmatico fischio che fa ripartire il match da 0-0. La partita non è un bel vedere, perché il Lecce combatte con la sua insicurezza, mentre il Palermo deve fare i conti con la sua pigrizia e forse con la distrazione della Coppa UEFA da giocare giovedì. In casi come questi capita che a spostare gli equilibri siano le motivazioni oppure i colpi di classe. Il Lecce ha entrambi in un uomo, Mirko Vucinic, che prima prova a mettersi al servizio dei compagni e poi fa da sé, bruciando la difesa rosanero sul filo del fuorigioco. Vucinic continua a dare spettacolo e la retroguardia del Palermo continua a lasciar fare, correndo rischi su rischi, fino al raddoppio di Giacomazzi, che chiude il match e al tempo stesso riapre il discorso salvezza a 10 giornate dalla fine. Mancano 10 finali, sicuramente a Messina è uno scontro diretto, sarà molto importante e dobbiamo lavorare questa settimana per poter andare a Messina a fare la partita e a vincere, che si riapre un campionato. A 20 minuti dalla fine il Lecce forse comincia a pensare allo spareggio di domenica col Messina, mentre il Palermo inizia ad applicarsi al match. Troppo tardi per cambiare il risultato, perché il signor Banti e i suoi assistenti continuano a vedere male e perché dopo 12 turni il Lecce merita una vittoria e una speranza. Stasera gioiamo, però da domani pensiamo che domenica abbiamo una partita altrettanto importante con il Messina. Ce lo giochiamo, abbiamo un obiettivo importante. Il gol iniziale dopo un minuto dall'inizio della gara probabilmente avrebbe incanalato la partita in direzioni diverse. Però sono anche contrariato per l'atteggiamento che noi abbiamo assunto, un atteggiamento che in una partita del genere non andava proposto.